notizia flash dal mondo della pallavolo. Perché... Tu stai sempre tutto prima di tutti. Guarda, io sono un figo, non l'ho mai nascosto. Roma Volley. Roma Volley, infatti, ha vinto la partita d'andata dei sedicesimi di finale di Coppa CEV contro l'Aldun Alagas Spor Salonu, squadra che sono turca. Turchi. Sono turchi, stavano ad Istanbul. Un 3-0, direi molto combattuto, vedendo i parziali 25-16, 25-18, 25-15. Sì. Praticamente asfaltati. È stata equilibratissima fino alla fine, proprio. Esattamente. Ritorno 19 dicembre a Genzano al Pala Cesaroni. E allora, l'abbiamo detto, continuiamo, ho scelto lo sport qui su Nuovo Spazio Radio, a parlare di sci, perché insomma più parliamo di sci più i risultati arrivano. Ma infatti questa azzurri, intervista quindi... ce l'hanno richiesta, non l'abbiamo chiesta esatto, noi. Appunto, dopo... anzi pagano anche probabilmente. E siamo in collegamento con Manuela Merg. Ciao Manuela. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori e anche a tutti voi. E allora intanto partiamo dicendo che noi abbiamo portato fortuna anche a Manfred, che insomma il giorno dopo non ci prendere per pazzi quando diciamo le cose ci pagano, perché sanno tutti che non è vero. Sì. Perfetto. Adesso io domani non ho una gara, ma comunque portate sicuramente. Ma è la prossima, a prescindere, ecco, la prossima. Infatti. Comunque. Allora, Manuela, raccontaci intanto questo tuo inizio di stagione. Sei soddisfatta? Immagino di sì. I risultati, insomma, come sta andando? Sì, finora ho fatto un podio, è quello in Canada. Adesso l'ultima gara ad Aspen sono uscita. Ma succede nel nostro sport, perché è un attimo che puoi anche uscire. Ed è anche un attimo per arrivare sul podio, insomma, ci proverò e proverò a fare altri podi. Allora, cominciamo un attimo con la tua carriera. A quanti anni hai cominciato? Immagino da subito sugli sci. Ma io ho incominciato con 4 anni, siamo qua da casa. Quando qualcuno già ancora cammina neanche troppo presto rispetto a molti sciatori. Alcuni hanno 2 anni già sfrecciano. No, noi viviamo sulla neve, è quello che facciamo, insomma, è la prima cosa andare a sciare. Perciò con 4 anni ho incominciato pian piano, ho fatto le gare da piccola e man mano ho alzato un po' il livello. E ora sono dove sono e provo a dare il meglio sempre. Ecco. In che momento hai realizzato che in realtà lo sci poteva diventare, oltre che una passione, anche il tuo lavoro? Ma c'è sicuramente stata da subito una forte emozione e mi piaceva proprio la tensione che c'hai davanti alla gara. E con 7-8 anni, quando facevamo già le gare un po' importanti, diciamo. Sei nata più come una sciatrice polivalente, se non sbaglio, poi insomma sei specializzata più in slalom gigante, slalom speciale. Quando è avvenuto questo e il perché, insomma, hai sentito di essere migliore o una scelta proprio di anche per la carriera, diciamo? No, ma da giovane alla fine non puoi decidere da una specialità o l'altra, lì fai tutto e poi più avanti, perché fa bene per tutte le discipline fare tutto quanto. E adesso ho deciso di fare solo slalom e gigante perché comunque sto andando meglio là e niente, adesso ho deciso intanto di far solo questo. Fino all'anno scorso ho fatto anche qualche discesa, ma in questo momento non penso sia opportuno fare tutto, perché ho avuto dei problemi con la schiena e allora quest'anno mi dedico solo allo slalom gigante. Navigando sulla rete abbiamo così appreso qualche informazione che ti riguarda, sei diciamo molto minuta come fisico, eppure il tuo soprannome è Cavallo Pazzo e te l'hanno dato le tue colleghe. Ecco, noi vorrei sapere il perché, perché almeno dalle nostre parti a Roma si chiamava Cavallo Pazzo un personaggio sì, che faceva invasione nei campi di calcio a ogni sì, gol della propria squadra del cuore. Io non penso che sia per questo motivo. Ma diciamo adesso l'hanno un po' lasciato da parte, comunque è uscito perché comunque mi buttavo nel tracciato senza paura, insomma, Cavallo Pazzo, quando lasci le redini e cioè, vai. E sì, questo alla fine è un po' venuto fuori così e... L'hanno lasciato perdere perché ce n'è uno nuovo di soprannome? No, perché non è più uscito, cioè, insomma, non... no, insomma, non, poi come soprannome Cavallo Pazzo non è proprio il massimo. No, infatti per questo eravamo curiosi. Senti, si è parlato ovviamente i media che insomma trattano e non trattano questo sport, insomma lo trattano soltanto quando arrivano risultati così importanti, ha parlato di una nuova valanga rosa, ecco, in realtà i risultati stanno arrivando in molti, ma non credi che sia un po', insomma, che i media in particolare vi trattino... Così, insomma, quando si vince, tutti quanti che parlano di voi, quando arriva qualche risultato in meno, si scompare. Ma sicuramente è molto importante che anche quando non va tanto bene se ne parla, perché alla fine siamo tutti bravi,
cioè alla fine si vanno di centesimi, no, nel nostro sport. E quest'anno veramente stiamo andando forti, sia i maschi che le donne, e è solo positivo per questo sport. E speriamo nel futuro adesso che le cose migliorino, e anche i giornalisti che comunque ci sono sempre, anche che parlino bene, insomma, anche quando va un po' meno bene. Ricordiamo che siamo in collegamento con Manuela Mölg, sciatrice azzurra. E allora una domanda tecnica, perché tecnica, insomma, leggermente tecnica, perché i nostri ascoltatori, tra i nostri ascoltatori ci sono moltissimi appassionati. Che tipi di terreni prediligi? Più ripidi, ghiacciati? Ma a me piacciono ripidi, poi da noi si bagna con l'acqua e sono anche parecchio ghiacciati. E, sicuramente quello cioè, mi sento a mio agio sopra. E poi comunque è sempre difficile perché il tracciato è sempre diverso, in ogni gara il pendio è sempre diverso, la neve è diversa, perciò è sempre un altro giorno. Qual è però la tua località preferita dove hai gareggiato e dove gareggerai? Ma qua a San Vigilio di Marebbe non c'è mai stata una Coppa del Mondo, ma speriamo che prima o poi, dato che è un bel posto, speriamo che arrivi qua, insomma. Senti, a proposito di una domanda che avevamo fatto anche a Manfred, perché sul vostro sito ufficiale, ricordiamo che è melg.it, si inizia la prima frase, è praticamente lo sci come missione. Io voglio sapere in che senso. Ma perché ci siamo sempre messi un traguardo, e quando abbiamo raggiunto quel traguardo ne mettevamo un altro di obiettivo, perciò è una nostra missione, no? È Certo. un po', come si dice, un raggiungere, no? Vi allenate insieme, immagino tu e Manfred, sei mai riuscito a batterlo? Ma è un po' difficile, Magari quando eravate piccolini. quando cade. Sì, infatti. No, è un po' difficile dato che anche le condizioni di un maschio sono un po' diverse, insomma. Comunque è sempre positivo allenarmi con lui perché alla fine posso sempre imparare qualcosa e c'è una motivazione in più ad andare ancora più forte perché c'è sempre lì davanti, allora. A proposito di questo, secondo te in cosa devi migliorare di più? Ma sicuramente tecnicamente faccio ancora degli errori, con la parte alta che mi inclino verso il palo. E devo cercare di, insomma, di guardare un po' Manfred, dato che in questo momento lo fa abbastanza Eh beh, sì, bene e sta abbastanza. anche andando molto forte, insomma. Ecco, una volta slacciati gli scarponi e tolti gli sci, che cosa fa Manuela Mölg nella sua vita di tutti i giorni? Ma quando sono a casa, dato che siamo sempre in giro, provo a staccare anche un po' la spina. E poi noi ti telefoniamo per parlare di sci, Sì, infatti. appunto. No, poi mi piace cucinare, mi piace anche guardare tanto la tele, mi piace un po' staccare da tutto, insomma. E poi quando ho bisogno di nuovo allenarsi, sono di nuovo pronta lì a dare il massimo. Un'ultima curiosità per Manuela Mölg, ovviamente non possiamo non chiederti quali saranno le prossime gare, insomma, dove potremo seguirti e dove potranno seguirti tutti gli Dopo ascoltatori. Natale, il 27-28 all'Allianz in Austria, e spero di contare sul vostro tifo e comunque di sentirci presto. Assolutamente sì, il tifo sicuramente arriverà da parte nostra e anche in bocca al lupo, Matteo. Non Ormai so. crepi lupo. Mölg.it è la mia pagina La iniziale di pagina dei internet. preferiti iniziale. Grazie Emanuele, in Va bocca al bene, lupo. grazie, buon Grazie Emanuela, proseguimento. ciao. Arrivederci. Y en un clamor, mil voces de combate se alzarán. Dirán canción de libertad. La historia es nuestra.